Quanto ha dato alla Fondazione Open? Complessivamente credo 300.000 euro, personalmente e come azienda. Lei perché finanzia la Fondazione? Perché credevo nel progetto politico di Matteo Renzi e sul suo impegno sociale. All'epoca Matteo Renzi rappresentava il nuovo. Perché poi decide di finanziare la Fondazione Open e non il Partito Democratico, ad esempio? Nessun partito nella realtà ha mai realmente difeso l'occupazione dei marittimi italiani, anche perché dei marittimi italiani non gliene frega niente a nessuno. Si fa tanta stampa e tanto rumore per 25-30 poveri disgraziati che arrivano con un gommone in Italia e poi 50.000 dei nostri a casa a fare la fame, non gliene frega niente a nessuno. Lei ebbe modo di incontrarlo, di parlargli di Sì, questa storia? assolutamente. Mostrò grande sensibilità sul problema. Rispetto a questa battaglia dei marittimi italiani, ci sono stati degli emendamenti in quel periodo che andavano nella direzione da lei, diciamo così, prospettata o no? Sì, c'è stato un emendamento portato avanti dal senatore Cociancic, una bravissima persona, Di che partito? del PD, Renziano? credo di sì, che pensi paradossalmente fu ritirato dall'allora ministro Delrio. Qui si spiega in un certo modo il fatto che lei abbia finanziato Open e non il PD. Se oggi il PD è sceso così drammaticamente nei numeri, è perché è un partito che da quello che era il partito del popolo è diventato il partito delle lobby. Lei ha finanziato altri partiti? Quali Ho finanziato altri partiti. partiti? Fratelli d'Italia. E qual è il nesso in termini ideali tra Giorgia Meloni e Matteo Renzi? Qui destra e sinistra non esistono più da anni. Esiste l'impegno sulle persone che si prendono a cuore le vicende legate all'occupazione dei marittimi italiani. Meloni ha mostrato interesse rispetto a questo tema? Assolutamente sì. Ci sono state delle sanzioni che sono state elevate dal Ministero delle Infrastrutture nei confronti di Tirrenia. A me risulta che le sanzioni arrivano quando arriva Toninelli al Ministero Sì, delle sì. Infrastrutture. Ma prima c'erano state sanzioni nei suoi confronti? Chi lo ricordi, no? Secondo lei le sensibilità rispetto a questi temi erano diverse quando c'era il PD al governo rispetto ai gialloverdi e poi ai giallorossi? Guardi, non è cambiato poco, e quel poco che è cambiato in peggio. Renzi ha fatto un appello, no? Non finanziate Italia Viva. Lei è pronto a dare una mano a Italia Viva? Se Matteo Renzi ha detto di non finanziarla, perché la dobbiamo finanziare?